E questa mattina si è congedato in un incontro con la stampa il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, che dopo poco più di un anno in Piazza Unità, tra pochi giorni cederà il posto a Pietro Signoriello che arriva da Vicenza. Dario Ronzoni. Sono 5.690 i migranti entrati negli ultimi 3 mesi del 2022 dalla sola frontiera di Trieste. Un aumento esponenziale rispetto allo stesso periodo del 2021, quando erano solo 1.194. Sono dati forniti dal prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, nella conferenza stampa per il suo saluto alla città in vista del nuovo incarico al Ministero degli Interni. I numeri comprendono tutti gli ingressi, sia dei migranti rintracciati dalle forze dell'ordine, sia di quelli che si sono presentati per registrarsi. A ottobre ne sono entrati 2.104 contro i 525 del 2021, numero che è aumentato a novembre, toccato un quota a 2.451 e che poi è sceso a dicembre, arrivando a 1.135. Ma nel 2021 erano stati 199. Vardè lascia così la città e la regione, di cui è commissario del governo, dopo un periodo durato poco più di un anno e segnato da crisi e tensioni. Dalle manifestazioni contro il Green Pass, la più grande proprio il giorno del suo insediamento, il 6 novembre 2021, alle crisi aziendali come quella di Varzila, dove la prefettura ha svolto un ruolo da mediatore, fino al problema degli ingressi, su cui però è ottimista. Abbiamo già una situazione diversa rispetto a qualche mese fa, quindi in via di risoluzione, ancora qualche mese io credo che avremmo sistemato anche questa problematica.